Gaio Fratini incontra Silvio Pellico. Mi trovo da qualche istante seduto nel più famoso caffè di Torino, il Fiorio. Il caffè coi vetri storiati sulla porta e i fregi liberti. In fondo alla saletta, piena di velluto rosso, che si chiama il Vagon, vedo Camillo Benso di Cavour, mentre centellina il suo bicerino. Sono qui al Fiorio perché convocato da un telegramma di Silvio Pellico. Eccolo qua, dice: per importanti rivelazioni attendo la Torino. Ore 18, 25 aprile. Solita caffetteria, via Po, angolo via Bugino. Seguono i saluti e la firma. Oh, arriva. Dio, come invecchiato. Ha una cera che dà sul giallo e col suo sguardo incerto e sospettoso muove i suoi passetti strascicati tra i tavolini di marmo. Signor Pellico, venga, venga qua. Il telegramma l'ho ricevuto solo ieri mattina e mi sono subito messo in viaggio. Sieda, la prego. Cosa prende? Un cioccolatte alla panna, s'il vous plaît. Sono astemio. E l'estremo peccato di gola, che per indulgenza celeste mi è consentito, è il cioccolatte alla panna. Dopo il crollo del mio covadino, tragedia che il pubblico torinese ha ignobilmente fischiata dal secondo atto fino alla fine, lo sa chi ha scritto il Carbonetti sulla Gazzetta Piemontese? No, a Roma la Gazzetta Piemontese non arriva. I censori papalini... mica scherzano, sa. La fanno benissimo. Questi atei che vanno così alla moda mi sono insopportabili. Il Carbonetti poi glielo raccomando. Lui ha scritto che avrei fatto meglio ad affogare nei fiumi di vino della mia diletta marchesa di Barolo. Farmi chiudere in una botte riserva 1821, capisce? Una cocente allusione al mio processo e alla mia condanna a morte. E lì, in cantina, tra i fiaschi e le bottiglie del Barolo più pregiato, recitare da capo Francesca da Rimini, Tommaso Moro, il Boezio, l'Adello, il Corradino. Signor Pellico, non si tormenti con le sue tragedie. Io credo che la stima e i riconoscimenti che la circondano riguardano ben altro. No. Caro signore, troppo comodo. Si deve anche lei mettere in testa che io sono il più grande tragedia italiano, il più grande e il più rappresentato. Dopo l'Alfieri, io mica l'ho convocata al Fiorio per parlare dei Piombi di Venezia e dello Spielberg, dell'umano carceriere Schiller e di sua figlia la Zanze, per la quale, via, lo dico per inciso, ma senza falsa modestia, io scrissi un endecasillabo straordinario che nemmeno Saba e Penna se lo sognano. Venezianina, adolescente sbirra. Endecasillabo a parte, io grido basta a questa turpe industria del feuilleton che confonde il Pellico con il Conte di Montecristo. E poi io non devo vendicarmi di nessuno, non devo uccidere i miei nemici 20 anni dopo. Io non speculo come un qualsiasi patriota sul carcere sofferto. Non voglio monumenti, busti, decorazioni, ha capito? Non sarà anche lei, lo spero, venuto dal sud per parlarmi di libertà e di moti rivoluzionari, vero? O meglio, con l'illusione che gliene parli io. Vede, se l'unità d'Italia debba un giorno avvenire, che venga per la grazia del cielo e non per vendemmia di corpi insanguinati. Questo ho scritto l'altro giorno in un'odicina dedicata alla dilettissima marchesa. Il Berchet e il Mameli lo accusano di vivere nell'esclusiva consuetudine degli aristocratici e di guardare la sua marchesa come la Madonna. Non è degno di lei, dicono, di un ex patriota che ha scritto Le mie prigioni e che col suo libro ha arrecato danni immensi all'Austria. Come se l'Italia finalmente avesse vinto una battaglia a suon di cavalleria. Parole del Metternich. Lei dunque vuol rinunciare ai fasti di tale vittoria? Sì, sì, ci rinuncio. Il cuore leggero.
Io sono il genio cristiano della rassegnazione, e lo giuro, quel libro incendiario contro l'Austria l'ho concepito e scritto contro le mie intenzioni. Sì, certo, non è da negare l'effetto, l'utilità per la causa italiana, ma mi creda, si sta esagerando. Quello è poco più di un diario e anche notevolmente romanzato. Voglio dire che non c'è odio alcuno contro Metternich e i suoi collaboratori. Anzi, direi il contrario. Guardi l'episodio di quando amputano la gamba a Maroncelli. Lui, Piero, offre rose al chirurgo, Dio l'abbia in gloria. Lo ringrazia per quell'opera di oscena macellazione. Un altro scrittore al posto mio, figurati le ingiurie, le imprecazioni su quel boia in camice. No, 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 roba passata. Si tratta di un remotissimo sogno angoscioso. Ora ho gli occhi bene aperti, signore, e mi chiedo, dove va la tragedia italiana? Lei non lo sa, e nemmeno io. Non ho sentore, però, di questa inarrestabile malagrazia e ignoranza dei critici, critici abietti, arroganti, in malafede. Invece di parlare delle mie tragedie, dissertano sulla mia vita privata, sulle opere pie della Marchesa, eccetera, eccetera. Legga qua, nella Gazzetta Piemontese di oggi, 25 aprile 1845, il Cittapiede ha l'impudenza di scrivere che tra me e la Marchesa la relazione si va facendo ambigua, pericolosa. Guardi, c'è anche una vignetta con me vestito da sagrestano. E questa nobildonna negli abiti licenziosi della vedova Allegra è lei, capisce? La Marchesa. E sentono di didascalia, roba da querela. Se io credessi alla giustizia degli uomini, e non soltanto a quella di Dio, naturalmente, senta a qual punto di turpitudine è arrivato il nostrano gazzettismo. Pellico, il tragediante di parrocchia, rinnega se stesso e la vedova addocchia. Però anche lei, con quei doveri dell'uomo pubblicati appena liberato dal carcere, in questo libercolo, scritto a uso e consumo di ignari giovinetti, l'ex amico del Foscolo, l'ex articolista del Conciliatore, predica la più cieca obbedienza ai superiori, per la sola ragione che sono superiori. Ah, com'è bravo, signore, nel travisare i fatti e seminare zizzania. Assunto del libro era un sacrosanto invito all'educazione familiare, dalla casa paterna alla strada, che è di tutti, come di tutti è il teatro. Mi stia bene sentire adesso. La settimana scorsa il mio corradino è caduto, vittima di pregiudizi, disinformazioni, scostumatezze. Ho visto giovinetti di non più di 15 anni fare il verso dell'asino, del maiale, del corvo, e le madri arrotolarsi dalle risa e istigarli a lanciare sul palcoscenico manciate di confetti, 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 come a dire che io ho sposato la causa del capitale e faccio la corte solo ai signori e ai gesuiti, comprenez-vous? La faction jacobine de Turin m'accuse d'être ambigu. Le avvisaglie si ebbero sotto le feste natalizie, quando mettemmo in scena il Tommaso Moro. Alcuni giovinetti, bravi solo a cantare patria tarde, canzoni del Mameli e del Poerio, pensano che l'occasione sia più che opportuna per dare una dura, definitiva lezione all'autore accusato impropriamente di bigotteria e di viltà d'animo. Io, alla fine del secondo atto, decido di venire alla ribalta e cerco di dialogare con loro. Anch'io ho gli stessi vostri ideali, comincio a dire, ideali di libertà, di miglioramento sociale, di democrazia. E se mi appoggio a qualche famiglia nobile e ricca, come quella dei Marchesi di Barolo, non è servilismo, ma obbedienza alla cruda legge del bisogno.
L'ho fatto in passato, prima del carcere, presso il Conte Polvo, e se ora mi occupo di sale d'asilo e di altre istituzioni di beneficenza, che non ci vada di mezzo, vi impetuo, il mio Tommaso Moro, che abbozzai allo Spielberg, tenendolo a mente con temerario esercizio delle cervici, poiché, come sapete, gli austriaci non amano le tragedie, a cominciare da quelle dell'Alfieri. Il pubblico cominciò ad applaudire e soffocò con gli applausi le disapprovazioni, e il Tommaso Moro non solo giunse alla fine, ma poté essere replicato per più sere.